Guardate, io raramente ho visto un premio che abbia una terminologia così bella. Io ho presentato il fico d'India d'oro, il grappolo d'argento, il cactus di bronzo, tutti i premi fessi, insomma, fessacchiotti, ma abbracci, è una cosa bellissima. Che cos'è l'abbraccio? L'abbraccio è il sentimento più bello, l'espressione estetica del sentimento più bello, più affettuoso, cioè il trasportare se stesso tra le braccia dell'altro. È quello che San Patrignano è tutto questo San Patrignano, l'abbraccio, il piacere di conoscersi, di frequentarsi, di rispettarsi e di superarsi. Viva San Patrignano! I veri ringraziamenti li devo fare io a Sampa, perché voi non lo sapete, ma ci regalate una delle emozioni e delle energie così forti che tutte le volte venire qui è veramente un grande piacere. Grazie, grazie a voi. Noi in L'Oreal crediamo che la bellezza non sia solo esteriorità, sia soprattutto, come diceva quella ragazza nel video, valorizzazione del bello che c'è in ognuno di noi. E quando, grazie a Letizia Moratti, un anno fa ho scoperto San Patrignano, io qui ho scoperto un posto bellissimo, perché ci sono tanti ragazzi che con forza, con coraggio, cercano di tirare fuori il bello che c'è in ognuno di loro. E ho visto tanta gente che con amore, con generosità, gli dà una mano. Siamo partiti da Brescia verso le 7:30 con due colleghe e mi hanno, che non è la prima volta che vengono qui, e mi hanno detto, insomma, cosa significa far parte di San Patrignano, cosa significa la comunità. Spero che sia la prima e non l'ultima volta. Grazie veramente ancora, grazie a tutti. Sono qui in rappresentanza di Nerio Alessandri, che è un uomo straordinario, e sono in un luogo straordinario. E riporto le sue parole, il suo messaggio, dice, mi ha detto di dire, le realtà eccellenti, molte realtà eccellenti sono nate in Romagna. Guarda caso, dice, io sono rappresentante, Nerio, di un'azienda eccellente, San Patrignano è un'altra realtà eccellente. Presumo, anzi sono certo, che nei prossimi anni continueremo a lavorare in maniera più, sempre più concreta, perché per Squadra Quattro Zampe San Patrignano è famiglia. Senza dubbio, noi veniamo qua a fare il Capodanno e insomma passiamo appena si può si scappa da Milano e ormai si viene a Rimini dai ragazzi. Io non saprei veramente da dove iniziare, perché per me San Patrignano è casa, quindi, e comunque rispetto tantissimo i ragazzi che sono qua. Nei prossimi giorni i ragazzi della Trisomia 21 verranno a incontrare i ragazzi della tessitura di San Patrignano. Mettiamo insieme due esperienze belle, due realtà belle, perché anche i ragazzi che hanno la sindrome di Down sono eccezionali, sono bellissimi, così come sono belli e pieni di carica i ragazzi di San Patrignano. Ho avuto il piacere di girare nei diversi ambienti, immensa, e di conoscere il valore dell'abbraccio. Io sono sincero, ho 55 anni, non abbracciavo delle persone con estremo calore, come ho fatto oggi con molti di voi, come quando sono arrivato qua a Sampa 5 anni fa. Quindi non credo che ci sia un titolo più appropriato del termine abbracci per questo premio. Di fare per voi è bello, perché voi vincete tutti i giorni, vincete sempre, siete una squadra vincente. Ed è bello tifare per qualcuno che vince, quindi l'altro grazie è proprio per voi ragazzi e ragazze di San Patrignano, perché ci date il piacere di tifare per qualcuno che vince. Bravissimi! Se tu parli con l'anima, le persone ti seguono. Io questo riuscivo a fare perché io amo molto San Patrignano. Fate dei prodotti molto migliori di quelli che noi facciamo come generali, e quindi noi impareremo da voi a come migliorare i nostri prodotti. È veramente un progetto unico per l'Italia oggi. È una scuola di vita. È una scuola di vita. Auguri. Credo che tutti noi abbiamo un percorso, e nel questo percorso noi dobbiamo dare il nostro sapere, e lo dobbiamo fare con passione. Ma se ogni tanto in questo percorso incontriamo delle persone che hanno un'anima, il nostro percorso ha un valore molto più importante. Io quest'anima l'ho incontrata qui la prima volta a febbraio del 2012, quando Letizia mi ha invitato a cena e ho conosciuto tutto San Patrignano. Da allora ho capito che cosa significa avere un'anima, e questa modestamente l'ho trasferita nel nostro progetto per lo sport. Ci salutiamo con un abbraccio collettivo. Vi invito
a raggiungere la sala a manger, cioè dove si mangia, a pranzare insieme, a dimostrare con questa forma finale quanto ci si voglia bene. Come siamo stati bene stamattina, io devo ringraziarvi veramente per avermi voluto qua. E quando volete, quando avete bisogno di me, se c'è qualcosa da fare, una comunicazione da fare, apparire in televisione per parlare di voi, cioè, chiamatemi, sono il vostro servo. Aspettate, aspettate. Dobbiamo dare ancora un premio. È una persona che a noi ci ha sempre aiutato, è sempre stata qui vicino a noi, ha sempre creduto in San Patrignano. Ha portato se stesso, chi sia, portando San Patrignano, portando il proprio il nome di San Patrignano in alto. E dai, vorrei far vedere questo video a tutti voi e far vedere chi è la persona interessata. Se non ci fosse San Patrignano, non avremmo migliaia di giovani recuperati dalla tossicodipendenza e ritornati alla vita. Dal 1978 la comunità ha accolto oltre 25.000 ragazzi in difficoltà, offrendo loro cure mediche, vitto e alloggio, e tutto questo gratuitamente. Oggi possiamo anche noi contribuire, bisogna fare qualcosa di concreto. Io sono affezionato qui, ogni volta che arrivo è come se arrivassi a casa mia, ma sicuro che mi trovo bene, ogni volta che vi guardo e guardo i ragazzi che ci sono qui, mi sento benissimo. San Patrignano, non vorrei esagerare, ma rappresenta l'Italia, questa Italia che vuole stare unita e che vuole sfornare gente buona, gente migliore, perché la gente quando va via da qui è diversa. Mi fai commuovere. Caro Gianmarco, sarà l'età, ma ci si commuove, sì, ci si commuove, grazie. Tipo ci teneva a ringraziarti in questo modo per il sostegno incondizionato e altrettanto gratuito quanto lo è San Patrignano, un patrimonio nazionale che oggi riconosce il Pippo Nazionale di Sampa. Un abbraccio enorme, non solo Pippo per quello che hai sempre fatto anche nei momenti più difficili di Sampa, un abbraccio a te e a Dina anche, che da sempre ti è vicina e con la quale Tante volte ragazzi Pippo, Dina chiamano direttamente in accoglienza, una famiglia alla quale dobbiamo dare una mano, un ragazzo che deve entrare a San Patrignano, vedrai che voi riuscite ad aiutarlo. Oppure
o un'opportunità lavorativa per un ragazzo che si deve reinserire. Questa è una straordinaria bellezza che riconosciamo a Pippo e a Dina. Grazie.